sai cosa fanno quando sono un po' tristi? Cosa fanno? Tengono il news. Il news, hanno tenuto il news, cioè se stessi, con cos'era, tre mesi, quattro mesi di madness che usciva da tutti i pori, veramente dalle narici. Non è possibile. News, avete, con tutto rispetto, per carità, avete rotto, scusate il termine, le balle. Diciamo. Fortunatamente è arrivato questo nuovo che però secondo me farà in tempo a rompere le comunque altre. È un pezzo apprezzatissimo, per esempio, dai cantanti balbuzienti, che lo fanno senza nessun effetto, cioè adesso comunque ci sono sempre delle sottoinsieme di persone che lo apprezzano, che quindi per esempio lo apprezzano i Boney M, che avevano fatto Baker, giusto, sì. Eurythmics, Eurythmics, esatto. Con cantala aspetta, faceva Sex Cry che partiva se male, però un po' male, non neanche te, perché era fatta voce non credo. E anche Ricchi e Poveri con mamma Maria, anche Bauli, Bauli, allora ragazzi, allora i news non hanno inventato una bella cippa. Ecco, tra l'altro, scusate, ne voglio approfittare, tu hai citato un pezzo dei Beach Boys famosissimo che è Barbara M. Tutti credono che dica Barbara, no, dice proprio Bababuren. Sappiatelo, tranquilli, perché ci ho proprio letto il testo, dicono proprio Bababuren. Vero. Cito anche la quella che mi ha fatto, che mi ha regolato Alex, che è bella musica leggera. C'è anche DJ. Bravo, ma in pubblicità. Io andrei avanti per io no, ragazzi. No, direi che è arrivato il momento di mettere il riassunto della puntata precedente. Ma era così bello. Bello, ma dopo un po' anche bello. Vabbè, dai. Cordialmente! Charleston Wars, vediamo se c'è la parte finale. Ma il puntatone non sembra un po' la qualifica di una ragazzona di facili costumi? Tipo quella lì è un po' un puntatone. La dottrina, sì, dell'eleganza, ok. Vivere la vita come fosse un'opera d'arte. Questo fu il motto del movimento dandy. Certo, a parole è facile, ma per fare il dandy ci vogliono anche molti dindi. Bravo. Casalinga piccante addita la sua gatta. Sì. Cioè, come fa praticamente? L'accusa, gli dice: brutta, brutta. Cosa hai fatto? Tu sei laureato in Gamberoni. La paura degli spazi aperti? Architettura. L'amore per i cani? Claustrofobia. No, l'amore per... agorafobia. La paura non lo sapevo. Bacconi, siamo in diretta naturalmente su Radio Camaldoli Stereo, la grande network dai grandi successi e dalle grandi voci. In diretta su Radio DJ, il ritorno di Bon Jovi era Because We Can, perché noi possiamo. Meno male che è tornato. Stasera un po' te. Nello stesso baccello abitavano cinque piselli. Si chiamavano Pisin Pisello, Pisello Piso, Pisellone, Pisello Pisello, Pisello Pisellone e Pino. Noi che il più fico era chi lasciava la scia più lunga della frenata della bicicletta, forte. Quella ruota dietro. Noi che il più fico era chi lasciava la scia più lunga nella frenata delle mutande. Fico! È noto che fin dai primi del Novecento all'Aprica si scia, si beve e si lecca la neve. Pochi sanno però che a pochi chilometri dall'Aprica c'è una piccola località, la Priga. Dove si scia, si beve e si lecca la figa. Questione di 2 chilometri. Come cambia?
Io andrei lì in vacanza a fare la settimana alla briga, alla briga, alla briga devi prenotare 10 anni prima. Pieno così, ma ci sono tre alberghi, ma stracolmi. Sempre pieno. Ho chiamato una volta io, ma 15 anni fa. Sono messi a ridere. No, avevo prenotato per l'anno scorso, ma nel frattempo mi è cambiata tutta la vita, cioè cambiato le cose, non sono potuto andare. Ah, che è quello il casino. Stavo pensando, ragazzi, non è mai capitato nelle puntate in veste di sostituto di non avere Elio per la sigla. Come si fa quindi senza Elio, senza sigla? Guarda, io ho un'iniziativa straordinaria. Sì. Che la sigla è questa qui. Vai. Va ora in onda cordialmente. Bravo. Fine della sigla. Sì. Scusami. Bravo. Così abbiamo più spazio per dire quali altri pezzi hanno nelle tecniche. Tipo Talking About My Generation. Mi sa che non uscendo dal tunnel. Piuttosto volevo salutare e tranquillizzare l'amico Farolfi. The Firewolf, perché mi spiegava che durante l'estate, nel periodo in cui radiofonicamente si è un po' poveri, no? Si è un po' tutti in vacanza e quindi bisogna riempire il palinsesto, bisogna trovare cosa mettere, cordialmente uno di quei programmi che torna molto utile, no? Replicare durante i mesi caldi. Sì, infatti ritorna cordialmente con il sottotitolo Cordialmente Maiale. Cioè, sì, non si butta via. Però solo quando c'è Linus. Ma perché? Non si sa. Cioè, Vec è tagliato fuori dalla Summer Edition. Non ci sono. Ma perché? Non si sa questa cosa, però il vantaggio qual è? Ho capito io perché. Scusami, perché. Prima di tutto, perché non bisogna mancare di gesto. Prima di tutto. Detto ciò, una trasmissione estiva non sarebbe una trasmissione estiva. Perché te che? Senza il suono delle cigale. Anche perché Don Lenuzzo l'ho sentito con le mie orecchie dire. È molto meglio che chi è abituato a stare in mare d'estate nuoti e non ci smetta. Esatto. Detto questo, io poi ho capito qual è l'approccio. Questo è il motivo. Ho capito qual è l'approccio di Linus ai piccoli grandi problemi della vita, cioè grandi soluzioni per piccoli problemi. Il giorno che mi ha detto: ricorda, quando fa male il dito tu tagli al braccio. E ho capito che avevo un approccio molto diretto. Un po' rigido delle cose. Ma ti abbiamo interrotto. No, ecco, quindi volevo dire, qual è lo svantaggio della replica estiva? È che Farolfi deve purtroppo tagliuzzare, no? Tutti quei riferimenti spazio-temporali che a distanza di tanti mesi non avrebbero più tanto senso. Per cui stasera possiamo tranquillamente parlare di quello che volete, tipo di domani, dell'inizio del festival. Tanto non andrà mai in replica. Ce ne possiamo però poi c'è la domenica. C'è la domenica. È vero. C'è allora, la puntata della domenica. Cerchiamo di aggirare. Allora, cerchiamo di stare sulle generali. Sì. Allora, noi, Elio le Storie Tese, siamo tornati in una città del nord, certo, da cui trasmette questa radio. Non dico neanche il nome, metti che la radio viene venduta. Esatto. Nel frattempo, da qui a domenica, magari. Siamo. Aspetta, scusa, mi hai detto radio del. Una città del nord. C'è una indicazione spaziale. Non dire niente. Nella radio di una città. E noi proveniamo però da una città marina, all'interno della quale ci sono tanti fiori. Ci sono vegetali. Vegetali. Profumati. E dove a partire da domani ci sarà una cosa. Qualcosa di... arriva un sacco di gente. Ah, guarda. Okay. Ma bello. Comunque è così, va bene. Questa la usi tutta. Questa la possiamo usare tutta. Vabbè, no, ragazzi, seriamente, come sta? Io voglio capire questa. Posso fare l'intervistatore? Dai. Il primo, che è quello che rompe meno le balle, perché adesso entrerete nel turbinio delle domande, saranno sempre le stesse. Però in amicizia vi chiedo, la cosa che mi sorprende è che mi pare che quell'appuntamento lì dove c'è tanta gente nella città marina con i vegetali profumati sia un appuntamento temuto un po' da tutti, anche da quelli strabituati, no, alle cose grandi, ad un pubblico importante. No, tranne voi. Ma non è vero che è temuto da tutti, perché tu devi sempre considerare i vari livelli di persone che sono coinvolte in momenti tipo quello lì, in quel posto lì. Sì. Tanto per dire, non so, per esempio gli albergatori, che notoriamente lì hanno Certo. una stella e
mezzo, tirano fuori l'insegna quella bella con 5 stelle. Esatto. E poi riciclano la stellina, la stellina di Natale, esatto. Sai, quella che sta sull'albero, e ne mettono due o tre in più. La focaccia, non so, i panini, le robe, arrivano a dei prezzi esorbitanti. Sì. Ci sono degli economisti esteri che investono in tartine di Sanremo, di una località sì. Perché comprandole prima poi le rivende, certo, 10 volte tanto, certo. È un business, vedi, tipo dei bot. Vedi. Quindi in realtà è il mercato che si emoziona, come si usava a dire, certo, per la, certo, finanza, certo, il mercato si emoziona perché sale il valore delle azioni. Per dire, questa è molto vera, noi siamo stati due volte in questa città, ma diciamolo, Sanremo. Tanto, è un santo alla fine. Siamo stati due volte negli ultimi 10 giorni per fare le prove, sì, a parte stasera. Siamo stati settimana scorsa e settimana prima. Sì. Da una settimana all'altra il taxi da 8 euro stazione Ariston è diventato 10 euro. Perché c'è il vento. E quindi con il vento c'è più, certo, consumano di più. Certo. Ma io ho capito come è vero che gli albergatori ed altre realtà operative professionali cambiano atteggiamento leggendo su un quotidiano nella zona relazioni sociali, clubs e servizi. Quella che settimana scorsa era massaggiatrice 45enne riceve in ambiente discreto senza portineria è diventato affascinante massaggiatrice 25enne, scalati 20 anni, certo. E ha raddoppiato il prezzo. Ah, che meraviglia. Va bene, dai, chiudiamo qui l'argomento, poi ci buttiamo in tutt'altre faccende, saremo affaccendati per esempio nelle, certo, poesie. Intanto mettiamo il disco di Paul McCartney. No. Va bene. Ma no, ragazzi, l'ultimo? L'ultimo? Ah, no. Su Radio DJ. Mi ero quasi illuso, detto che fosse già il nuovo lavoro. Invece, bel pezzo, dai. Ecco. Perché anche questa è una canzone che si fonda su Zuffa, certo. Sempre e comunque, ragazzi. Però tu ci hai ingannati, hai preso il nostro cuore. Te l'hai strappato dal petto, l'hai buttato in mezzo a una strada e l'hai schiacciato con dei tacchi a spillo. E poi ci sei passato con la moto. Sì, e poi non c'è chiesto neanche scusa perché ci hai illusi che fosse il disco qualcosa moto. Di nuovo. No, sì, ragazzi, va bene, sempre bene. Paul è sempre Paul. Allora è arrivato il momento delle poesie ermetiche, come sempre. E come sempre, io incuriosito dai meccanismi sempre più complessi e negli anni sempre più difficili anche, no, da decriptare, chiedo a Faso, che è un po' il, come dire, il portavoce di Hermes Palisès. Sì. Il requestor. Sì, come ti ha dato le quattro poesie di questa sera? Guarda, questa volta è stato simpatico perché ci trovavamo giusto appunto nella ridente località la settimana scorsa, sì, per le prove, no? Per, sì, le prove con l'orchestra, e camminando sul lungomare, uh-huh, vedo un pescatore intento a tirare su una preda probabilmente intesa. Ballandi non viene, Ballandi, mi dia una mano, ci dia una mano. Allora mi passa la canna e gli dico, io vado a prendere il retino, bellino. E non torna più. E c'è questa roba che tira. C'è un lagerto, tira su un lagerto, mi dice. Tiro su il lagerto. Tiro su questo lagerto, si scrive l'agzerto, okay, la cronaca, che è il cefalo, grossissimo. Ok. E noto che questo lagerto praticamente all'interno ha una specie di luce pulsante. La tecnologia, ragazzi. Gli aveva fatto ingoiare al lagerto, sì, una specie di contenitore. Sapete quello? Ermetico. I radiosegnalatori, piccolissimo, sì, 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 dentro il quale c'erano le poesie, ma la cosa più pazzesca che ho apprezzato è che non appena ho tolto il lagerto, che ha fatto finta di essere svenuto, si è rimesso in piedi e si è rituffato in acqua da solo. Tutto bene, ciò che finisce bene. Ho capito, quindi, che era addomesticato, certo, che a domesticare i pesci, voglio dire, lo sai bene tu. Roba da niente. Quindi, diciamo, era un lagerto professionista, uno che come il piccione viaggiatore. Gli hai fatto così, lui si è alzato, ha fatto cerchi con le mani, vedi che è una cosa che noi facciamo spesso. Allora, la prima poesia di questa sera è intitolata Stregati dalla luna.
Di notte i miei cani vogliono andare in soffitta ad osservare la luna dall'abbaino. Li lascio fare, l'importante è che non abbaino. Sì. Bello, questo è un bel gioco di parole. Se c'è una cosa fastidiosa è il cane che abbaia, cioè, continuamente. Sì, sì, esci poi di casa e comincia ad abbaiare. Ad abbaiare, poi attacca quelli di fianco, insomma, poi è un inferno nel quartiere. Alex Faroffi, puoi togliere la musica un attimo? Com'è che l'hai chiamata la poesia di Hermes Palinsesto? La poesia ermetica, un bel gioco di parole. No, cioè uno, piace, capito, uno è il vater della poesia, no? Prende un lagertolo domestico. No, ma perché lui crede che sia il vater della poesia, per quello che c'è tutto così poco rispetto. Non mi sarei mai permesso, però tratta da vater e non solleva neanche la tavoletta. Esatto. Va bene, dai. Mi piaceva abbaino, abbaino. Il pescatore. Ecco, vedi il pescatore. Vedi. Io con il mare ho un rapporto di iodio e amore. Sembra anche questo un gioco di parole, invece no, in realtà è una ricerca. Terza poesia. Specchio magico pensieroso. Specchio, specchio delle mie brame. Presto dimmi, chi è la più bella del reame? Dunque, aspetta, devo riflettere. Bellissimo. Molto bello. Grande forma, Hermes. Cavolo, veramente. Non è male. Informissima. E chiudiamo con film d'azione dell'ultima generazione. Film d'azione dell'ultima generazione. Sei pieno di satelliti, sei pieno di computer, sei pieno di microspie e di microtelecamere, sei pieno di tutti che controllano tutti. Ma la storia, scusa la sincerità, è una merda. E io mi addormento sul divano. Un po' è vero. Chissà che film ha visto. Chissà. Io condivido questo pensiero di Hermes perché ci sono moltissimi film dove succede qualsiasi cosa. Effetti, c'è uno si sta speciale togliendo un cappero e c'è uno dallo spazio con una telecamera che lo vede, lo individua e gli sparano un missile, ma alla fine del film si stava ci sei solo rotto togliendo i coglioni, un cappero, cioè non c'è mai la storia, il soggetto è superfluo. Quanto è saggio Hermes. Devo riconoscere, siccome io sono un discreto biografo dei miei compagni di complesso e mi segno le robe che dicono, che trovo fondatissime. E il collega Faso ha detto una qualche anno fa che ancora mi ricordo e non posso non notare, specialmente quando vedo i trailer di Film d'Azione, e cioè la qualità di un film è inversamente proporzionale al numero di che ci sono nelle trailer, nei titoli. Io lo ripeto sempre: quando mettete su un nuovo film, guardate i titoli. Se gli attori appaiono normalmente su un fondo delle scene così normali, se invece non viene fuori Nicolas Cage e poi va via John Brandon, è una merda al 99% è un film di merda. Ma così come il film che ha il trailer raccontato con appunto gli swash, sì, tipo sì. Un'avventura ai limiti dell'umano perché la profezia si è avverata. È un po' come gli annunci anche a Radio DJ su il miglior album dell'anno, che sta dicendo lo speaker ma non ci sono prove. È vero, avete ragione. Io ricordo di aver sentito su Radio DJ, ma probabilmente era su varie radio, lo spot che descriveva un disco di Daniele Silvestri, che diciamo che è tutto tranne che un disco di grande volume, impatto sonoro, violenza sonica. La cosa era tutta la poesia, tutta l'intensità, tutto il rigore della nuova canzone d'autore, Daniele Silvestri. Secondo me Daniele, se lo ascoltava, rescindeva il contratto con la sua carriera discografica. La terra dei cachi, giustamente, potendo questa sera scegliere una canzone tra le tante del prestigioso gruppo Elio Le Storie Tese, la canzone insomma che riporta subito a Sanremo, ragazzi. Sì, è bella, però devo dirti che io, se penso alle canzoni di Sanremo, stranamente, cioè non mi viene in mente La terra dei cachi, ma la mia preferita in assoluto è l'ultima, che è di Anna Oxa, quella dove non si capisce niente, dove non si capiscono neanche gli accordi. Io ho trovata una roba bellissima, ce l'ho ancora
A me piaceva il tappeto. Certo. Lei era seduta sul tappeto e poi c'erano delle frasi a caso, gesti un po' inconsulti. Sì, diciamo. Sì. Il capello com'era? Era, non lo so. Però a me piace, mi piaceva quel ritornello. Il ritornello con gli accordi così, più o meno a casaccio. Come non capite niente, vuol dire veramente, ragazzi. Abbiamo detto che mi piace. C'era forse un filo di ironia, ma è arrivato il momento di parlare della kermesse sanremese. Ovvero, un po' come che storia Channel, sì. Ovvero kermesse sanremese, che passione, interpreti e brani ingiustamente esclusi dal Festival di Sanremo 2013, che gridano vendetta di fronte a Dio e agli uomini, ma purtroppo ancora una volta le lobby e i poteri forti hanno prevalso sulla qualità. Sì, purtroppo sì. Volevo dire che un insider del Festival di Sanremo, cioè Luciana Littizzetto, mi ha detto che non sarà parà la sigla, che l'ha cambiata. Me ne vado. Beh, oh, sì, ragazzi, perché questa colpo è di scena. È dell'era Baudo, è anche firmata da Pippo Baudo. Ma è cambiata negli anni successivi, no? A me sembra è cambiata. Chissà perché, forse era talmente diciamo forte che questa. Dopo Baudo non l'ho più sentita questa. Perché Bonolis ha fatto fare le sue, eccetera, eccetera. Ma allora poi è anche vero che Baudo, pensate che i proventi di questa qua sono tantissimi. Sì. Li ha investiti tutti in un giro di. No, vero, una roba, veramente. Ha messo su un'azienda che produce bande elastiche, fasce per la fisioterapia, cose qua in Francia, è la G-Baud, G-Baud, Giuseppe Baud, perché voi non lo vedete, ma c'ha la faccia seria, solo che ha il guizzo dell'occhio della cagata, eccola lì. Allora, Baustelle con La nostra solarità di Bianconi e Simpaticissimi, la prima canzone esclusa. No. Hanno ritenuto che non fosse in linea. Poi chi è la commissione per giudicare che cosa una band o un autore debba proporre e scrivere? Purtroppo se loro hanno una canzone La nostra solarità, fagli fare La nostra solarità. Non siete tanto voi, ma che ne sai tu? Di cosa siamo noi? Di quello che proviamo dentro. Zucchero con il brano Con le mani sbucci le cipolle cubane in playback di Fornaciari Furbacchioni, altra canzone esclusa. Perché? E attenzione, colpo di scena, Zucchero con Quanta Namera, faccio duetti e mezzo di Fidel Castro, il tuo gatto. Tanto lui mi hanno detto che voleva andare a suonare Guantanamera a Guantanamo. Sì. Non gliel'hanno fatto fare, niente. Poi, quarta canzone esclusa, Ludovico Einaudi con Fra Martino Campanaro Semplificato. Cos'è? È tipo la mononota diventa quasi. No, Ludovico Einaudi è un collega che saluto. Se volete vi suono dei brani di Ludovico Einaudi. Dai, ne sai qualcuno? Allora, vi posso fare, questa è tratta dall'album... Il miglior album dell'anno. Il miglior album dell'anno. No, dal titolo, che ne so, Le Jardin della gran merda. Sentiamo. Che bello. Vedo già il giardino, cioè me lo immagino. C'è la gran merda. I fiori. Vedo già la gran merda. Questa l'ho registrata con un violinista irlandese. Però non si sente il violino. No, fa una nota a 2 minuti e 35. Bisognava avere subito pazienza. Cioè, questa è contenuta, è stata inclusa nella colonna sonora del nuovo film di Jean-Paul Vézard. sarà al Festival di Berlino. Miglior film dell'anno. E si chiama. Questo si chiama L'autunno della coscienza. Sentiamo. Bellissimo. Mi vedo già la coscienza davanti. Scusami, ne approfitto perché vedo che le conosci. Quella che mi hai suonato l'altra sera, come Capricorno. Mi fai quella, Capricorno, che è bellissimo. Capricorno, intanto bisogna spiegare che è un po' la cronaca di un periodo che ho vissuto in Umbria. La miglior cronaca dell'anno. La miglior regione d'Italia. Stavo in Umbria, eravamo in questo monastero, siamo stati lì per registrare 8 mesi e mezzo. E ci nutrivamo perché c'erano degli SP da fare. Ci nutrivamo di barbabietole organiche e tè.
e basta. Sì. Ed è stato in questa cornice. Cornice la miglior cornice. Senti, ma so che Capricorno, tra l'altro, è un'opera complessa divisa in due parti: in salute e denaro. Poi uscirà lavoro. Faccio salute. Ok. Salute, la salute. Beh, del Capricorno, certo, però. Sì. Bello, molto, molto, molto bello. Sì. Questa era bella, per cui spiace per Ludovico Einaudi con Fra Martino Campanaro semplificato, Di Einaudi, Teletubbies e Boccaloni. Che purtroppo non. Gli autori nuovi, vedi? Autori nuovi. Ne leggiamo ancora un altro discorso, poi mettiamo una canzone e continuiamo dopo. Mariano Apicella, ci tenevo a citarlo in questo primo giro di esclusi, con Voglio cambiare paroliere. Mariano. Mariano di Apicella, Parcheggio Napule, credo. Napule, che sia, Napule. Parcheggio Napule. Parcheggio Napule, esclusi appunto con Voglio cambiare paroliere. Mettiamo una canzone, tra poco le altre escluse dalla kermessa. Com'era questa canzone, ragazzi? Chiedo a voi, perché so che vi entusiasmate anche per le cose un po' nuove. C'era un po' di rumor sottofondo, però un bel pezzo. Però sì, molto bello. Molto devo bello. Dire, c'erano un po' troppe note. Io ormai sì. Sono un po' sono settato sui brani di Ludovico. Sul Capricorno, sì, sul salute. Capricorno, e quindi per me quello è un po' il modello. Sì, se sì, sento sì. Più roba, sento no. Da fastidio. Ma avete sentito che notizia bomba? Come i tre tenores che adesso si preannuncia un tour mondiale dei tre pianistos. Cioè, Einaudi ne ha parlato, Einaudi, Allevi e Herbie Hancock. Però. In alternativa Keith Emerson al posto di Herbie Hancock. Stanno scazzando, lo posso dire, usate il termine Hancock e Keith Emerson, perché vogliono tutti e due far parte del trio. Però c'è una logica, è perché Herbie Hancock non riesce a spostare il piano da solo. Quindi ci vogliono gli altri due che glielo posizionano. Si aiuta. Tre amigos. Va bene, allora continua Kermessa Sanremese, che passione, cioè gli interpreti e i brani purtroppo ingiustamente in molti casi esclusi da Sanremo edizione 2013, che sta per iniziare. D'altra parte lo spazio è quello che è, le richieste sono molte, qualcuno deve essere escluso forzatamente. Allora, Tiziano Ferro con Pesa di più un chilo di paglia o un chilo di me? Cos'è, autobiografico? La voce è bella, bellissima. Pesa di più un chilo di paglia. Pensa basso, però. Poi va su. Di Ferro Calamita, e la canzone è stata esclusa, così come Chiesa Cattolica con Dice Dio di dargli l'8 per 1000, intanto da pure a me che glieli porto io, di Cardinale Pomata che piano allarga tutto. Sono autori. Giovanni, sì, allarga. Incredibile come Antonio, però. Tutto. Antonio, poi c'è la Pomata. Incredibile come però abbia un senso leggendo, pazzesco. Vabbè. Alma Negretta con Si dice Megretta. Alma Negretta. Chiaro? Aspetta, non è finito il titolo. Possibile che un concetto così semplice non vi entra in testa? Di Raiz Radio Televisione Italianaz, che purtroppo però è stata esclusa dalla kermesse. Salutiamo sia Raiz, certo. È stato escluso anche Biagio. Scusa, c'era anche un fantastico gruppo di investigatori francesi che hanno fatto uscire gli Alma Megretta. Sono stati esclusi? No, non si sono mai presentati, è un gruppo degli anni 70, certo, sono signori anche loro. Attempati. Però c'è un'indagine in corso. Sì. È stato escluso anche Biagio Antonacci con Signora sì, signora no, la terra dei cacchi. dei cacchi, certo. Di Salento Antonio Biagiacci, Biagio Antonaggi e Mogol, questi sono gli autori. Paul McCartney è stato escluso, ragazzi, no. Incredibile. Ma siamo sicuri? Aveva presentato un brano anche lui. Sì, aveva presentato il brano When I Was 64 di Baronetti Cappelloni, però. Beh, un brano che parla dei suoi ricordi. Dei suoi ricordi, quanto certo. Purtroppo è stato escluso. Niente. Sono stati esclusi gli Stadio con, credo.
Esatto. Perché non hanno depositato il testo. Era un po' pezzo quello. Perché il testo, cioè il titolo è scriverlo è un po' complicato. Esatto. Vedevo delle H, sì, intuito che poi si è appena fai un errorino anche con l'H ti frega. Non ti pagano i diritti d'autore. Quindi tot H, adesso non so quante sono, di Spalti Gremiti Curreri. Ed è stato escluso infine Vasco Rossi con ultimamente per scrivere i testi ricopio le schermate di Razzle. La cosa dell'uomo primavera è nata così, per esempio la mia prossima canzone dice Epae Ertr Sein Aknz di Vasco Rossi e Razzle. È comodo. Inviti un nuovo amico a fare una nuova partita e salta fuori una canzone. Va bene, ci dispiace, abbracciamo virtualmente da qui dallo studio padronale di Radio DJ tutti questi colleghi, insomma andrete anche in qualche modo a rappresentarlo, cui lo farete, noi vi vendicheremo. Dai, molto bene, molto bene, torniamo tra un istante, state lì. Ritorniamo insieme, state ascoltando Kevin o cordialmente, mancano poche ore all'inizio della kermesse sanremese, abbiamo letto prima i tanti esclusi purtroppo, però abbiamo anche detto tranquilli ragazzi, Vasco, Einaudi, Tiziano Ferro, la Chiesa Cattolica, gli Alma Negretta che però è Alma Megretta, tranquilli perché appunto il prestigioso gruppo, i Vendicatori vi vendicheranno, esatto. Non subito domani, ma mercoledì, va bene. Sta succedendo, cioè, scusate, mi distrae Farolfi che è di spalle, non so se è una rivolta popolare suo personale, il suo modo di disappunto. Va bene, è arrivato il momento della fiaba, sapete che in questo programma pensiamo anche ai più piccini che ci ascoltano fino a ora tarda e però hanno bisogno di essere accompagnati a letto con e... degli affettuosi calcetti. Con le ciabatte, cioè le cose proprio, sì, dei buffettini. E c'è una fiaba, giusto? È un po' complicata, nel senso che la fiaba era stata divisa la scorsa settimana in prima e seconda in parte. In prima e seconda parte, e stasera ci doveva essere la seconda parte. Certo. Però riascoltando la seconda parte ci siamo resi conto che se senza un buon riassunto non si regge. Però il riassunto migliore qual è? È la riproposizione integrale della prima puntata, certo. E poi dopo arriva la seconda. Magnifico, quindi la mettiamo tutta alla fine. Sì. La mettiamo tutta con un plauso all'autore della fiaba, sì. Che non è il solito autore delle fiabe ricordialmente, Luigi Fiabeschi, bensì è Mr. Corinthians, così l'ho visto scritto perché non lo conosco di persona, okay. Però un plauso a lui e alla sua perizia fiabesca. Molto bene, il titolo della fiaba, per quelli che non hanno seguito la puntata della settimana scorsa, è I Cinque Pisellini. Mille ce n'è nel mio cuore. Nello stesso baccello abitavano cinque piselli. Si chiamavano Pisin Pisello, Pisello Piso, Pisellone, Pisello Pisello, Pisello Pisellone e Pino. Erano tutti e cinque teneri e freschi e di un bel verde chiaro. Anche il baccello era vercello. Stavano bene i piselli raccolti nel baccello. Quando splendeva il sole, la scorza era chiara e lasciava passare un grosso pisellone. Oh! Ehi, che è stato? Era successo questo. Il contadino se lo era messo in tasca. Più tardi lo diede al figlio, che subito lo aprì e... Grazie, papà, per il mio piccolo cannone. Il ragazzo prese un pisellone proprio comodo. D'altra parte lo dice anche la canzone. Come bello Il ragazzo prese un secondo pisello e lo mise nella bocca, che subito lo mise nel cagazzo, che lo sparò fuori dalla finestra. È un pisellone! Pum! Restava Pino, l'ultimo dei cinque piselli, quello che non pisellava mai. Ma il ragazzo si chinò e pum, e pum, pum, pum! Con un bellissimo volo, l'ultimo pisello venne lanciato fuori e gli cantò una ninna nanna. Ninna nanna, bel pisello, dormi trancello, i tuoi fratelli saranno ciccio, è fatto il tuo letto, sogna e sta zitto, dormi sta zitto, che è molto lungo. Dovete sapere che in quella soffitta abitava una vedova, debole e mingherlina,
pallida, sempre stanca. La mamma andava a far faccende ovunque per guadagnare qualche soldo e comprare le medicine. La vedova non aveva una malattifica. Sembrava che non avesse la palla, che le mancasse la palla, presto, per farle venire la malattia specifica. E le dicevano... Un giorno l'altro vengo lì e... Intesi? E il pisello cominciò a spingere la gracile vedova malatina. Che cos'è che spunta oltre il davanzale? Avreste dovuto vedere come cresceva. Non per niente a spingerla sotto c'era Pisellella, che, modestia a parte, sapeva il fatto suo. Lo strano era che a mano che cresceva il pisello, la vedova riprendeva a spingerla da sotto tutti i giorni alla finestrella. Ah! Boom! Oh! Il pisello cresce, ne sono sicura. E se continuerà a crescere, mi alzerò dal letto e andrò a giocare con il pisello. Tutto dipende dal pisello. Da quel giorno il pisello divenne il centro delle attenzioni della povera mamma. Veniva innaffiato, riparato dal vento, tenuto su con un bacino. Oh my god, oh my god, oh my god! Oh! E la vedova dal suo letto guardava e rideva. Un giorno la mamma, tornando a casa, la vide a piedi nudi accanto alla finestra, che accarezzava il pisellone. Era guarita. E gli altri piselli? Pisin pisello, finì, ucciso. Pisello palco fu pisellato. Buono, buono. Pisello zanghera piombò. Evviva, evviva! Pisel porca non si rendeva conto che, chi più chi meno, già. E sapete perché? Perché erano egoisti e vanesi, sempre a parlare di cure dimagranti, di problemi scientificanti, e avevano perso il senso delle proporzioni. In fondo un pisello è sempre un pisello, non vi pare? Già. Finisce così questa fava. Ma aspettate, e un'altra ne avrete. Il cantafiabe dirà, e un'altra fava comincerà. Oh my god, oh my god. Oh. Musica da giovani, ragazzi, disco bellissimo, Chaka Punk, My Name is Stain, bellissima canzone, bellissimo. Forse non apprezzate molto, ma no, fidatevi, no, fidatevi, no, che è molto bello. Sì, sì, come no. Va bene, scusate, avete probabilmente, più attenti, avranno colto la voce di Mangoni qua e là durante la puntata. Io non c'ero settimana scorsa, c'era il padrone di casa, il vecchio Leone, già avete spiegato che purtroppo Mangoni non potrà cantare, interpretare nessuna canzone per via di un dell'embargo. Scusa, sì. È venuto un secondo Ludovico Einaudi che voleva fare la sua versione di My Name is Stan di Chaka Punk. Ah, bene, sentiamo. Questa l'ha fatta in un monastero della Bretagna, certo. Disabitato da 112 anni. So che per arrivare, tra l'altro, all'interpretazione così sentita, ha dormito 7 giorni sul tavolaccio. Sì, proprio come i monaci. Ma in totale quanto è stato lì per fare questi pochi accordi? Ma alla fine, fatti tutti i conti, perché è andato in 2 volte, perché poi doveva tornare in Umbria a dare da mangiare al suo yak, che lui ha uno yak che si nutre solo di petali di gardenia. Cazzo. E deve andare via. Allora, tra andare, tornare, andare in Umbria, tornare in Bretagna, cioè a me è stato lì un totale di 19 mesi. Per fare quello che abbiamo sentito. Però, certo. È un tipo straniero. Lui lo yak d'estate lo mette al porto. Sì, sì. Ed è, non è mica intestato a lui. No, certo. Ai Caraibi, certo. Va bene. A proposito di animali, è il momento di una rubrica. A questo punto io direi, Mangoni, avendoti qui a disposizione, sfruttiamo la tua bellissima voce, così ci fai da sigla in qualche modo. Siamo pronti? Va ora in onda Animali domestici adatti alla vita in appartamento, nonostante le perplessità di un mondo che non capisce
le esigenze dei giovani che si sono rotti le balle dei soliti cani e gatti. Giusto. Conduce il più grande esperto di animali certo. dell'Italia e forse d'Europa, sì. Vec. Oh, là, eccoli qua, animali alternativi, no? Quindi, che ne so, arriva un compleanno del vostro bimbo, dovete regalarlo, potreste regalare il cervo. Il cervo è l'animale da compagnia ideale, vive volentieri in appartamento, gioca coi bimbi e ha bisogno di poche cure. Basta dedicargli uno spazio tutto suo, un angolo del salotto, della cucina o del bagno, e l'animale, anche già adulto, costruisce il suo giaciglio con foglie, quotidiani e asciugamani. Se sporca, basta mettergli il musetto dentro due volte, anche al cervo. E impara. Nomi suggeriti per quelli che hanno sì poca fantasia e hanno bisogno di un aiuto: Bambi, Bamba, Bambù, Calimero, Gaspare. Sono i nomi più anche a primavera. Ah certo, come certo. si chiama il tuo cervo? A primavera. Non è niente male. A primavera. Ah, certo. Comunque i cervi hanno solo un piccolo vizio, che ho visto che vogliono un iPad loro. Li devi mettere sotto lo perché te li spaccano subito quando cerca di girare le pagine. Il track fa una crepa nel dietro. Ora gli devi mettere un feltrino di delle sedie. Bello. Va bene. Il secondo animale è la lumaca. La lumaca, specie quella arancione senza guscio, è un cucciolo affettuoso e pieno di qualità. La discrezione, il tatto, il senso dell'umorismo. La lumaca è un animale fedele. Esistono casi di lumache che hanno percorso anche 15 metri per ritrovare il proprio padrone. Magari erano state abbandonate e si erano persi. No, ma che tenerezza. Quindi, però. Anzi. Sulla borda, e la lumaca che c'era lumachina. No, io le sapevo queste cose qua perché da piccolo avevo visto un documentario girato, pensate, addirittura da Mario Bava. Cioè, grande regista. Cioè, prima aveva fatto dei documentari sulla. Va bene, per cui se anzi, se gli lanci la bava, la lumaca te la riporta invece del bastone. Nomi suggeriti: Lumi, Belfagor, Ippolito. Tre, sì, tre. Sono quelle più comuni, diciamo. Belfagor è bellissimo. Belfagor è molto bello. Sa, Belfagor, sa, prego. Arriva. Però arriva. Sa anche premiare l'impegno. Il terzo animale è il gallo. Nessun animale più del gallo ama stendersi sul dorso e ricevere grattini sulla pancia. Nessun animale proprio. Siete sicuri? Affettuoso, paziente con gli anziani. Il gallo è un giocherellone che ama fare sorprese. La più gettonata è la sorpresa dell'uovo. Allora, il gallo si siede su un uovo e lo ingloba. Poi, mentre guardate la televisione, viene da voi e con un'espressione di sforzo lo depone sul tappeto come se lo avesse fatto lui. Poi vi lecca la mano, okay. Che è un modo per essere bello. Bellissimo. Io lo cito ogni tanto, l'aneddoto che mi dirà: ma sì, lo sappiamo già. Ma io per un breve periodo ho avuto qui a Milano come animale domestico un gallo, perché avevano regalato a mio fratello, avevamo il gallo in giardino. Ma veramente? Sì, si chiamava Asterix. Il problema di Asterix che faceva il gallo e quindi cioè. Iniziava a fare la mattina tipo la mattina intorno alle 5 così. Poi che a Milano in piena città si dire è un po' strano. E poi però per la lontananza credo dalle galline ha cominciato a anticipare il cocco. Per cui quando ho cominciato a farlo verso non so le 2:15 del mattino l'avete cucinato. mi ricordo benissimo, lucidamente, aprire la finestra e dirgli: Asterix, basta, brutto, basta lì. Lui con la testa, con gli scattini, poi chiudevi. Alla fine è stato riportato nella fattoria Brianzola dalla quale Beh, il papà Graziano Rossi, il papà di Valentino Rossi, molti sanno che girava quando correva in moto con successi inferiori rispetto al figlio, però correva anche lui, girava per il paddock nei box con una gallina al guinzaglio, per dire, quindi gallina e gallo. Nomi suggeriti: Asterix, eccolo. Vedi, Falcon Crest, Papa Leo, Michele Misseri. Tutto così. Tutto così. Pazzesco. L'ultimo animale domestico adatto alla vita da appartamento è la mosca.
torna tristemente alla ribalta d'estate quando spesso i padroni la abbandonano per andare in vacanza. Nonostante le campagne sociali, ogni anno migliaia di mosche muoiono, rimangono ferite per questo motivo. Sai perché? Perché magari i bambini la vogliono perché è un cuccioletto, vogliono la larva e la vogliono. E finché la larva te la tieni lì, certo, poi comincia a volare. Poi cresce, comincia a essere un po' ingombrante. E poi dopo la dai via. Certo. Comunque non abbandonare la mosca, guarda quei 3-4 mila occhioni che ti fissano affettuosi e abbracciala teneramente facendo attenzione a non schiacciarla. Regalale una piccola merda per giocare, i nomi suggeriti sono formigoni, booster, acqua fresh e crostaceo. Bello. No, stavo pensando, è una bella idea quella comunque anche di suggerire degli animali diversi, no? È anche, no, ma anche per variare, perché adesso l'animale o è il cane, il gatto, no, il furetto per alcuni, sì, la tartarughina, il pappagallo. Però non è la sua. Non ti sento più, non ti sento. Dalla parlata prima. Ripeti, tartarughina. Che... No, sei il furetto. Sì, furetto. Ma io... Vado, vado, sento. Ciao, chi sei? Dimmi, Antonio. Sono io. Allora, quanto sei nato? 7,180. Ma perché ti piacciono le donne mature a te? A me mi piacciono le donne mature? No. C'è la tua ragazza vicino a te in questo momento? Sì, sì. Ah, ecco, non capisco. Me la passi un attimo la tua ragazza, per favore? Sì. Ok. Conto Gennaro. Chi è che c'è il cane nero? Ma è morto? No, no, l'ha dato un altro signore perché non lo potevamo tenere più. Ma chi l'ha dato poco pazzo suo cane? Rottweiler. Ah, ecco. Ma ci aveva provato a morsicchiare un po' le sue tette, signorina, scusate. No, a me no. Ah, meno male. Era nero però. Ah, è un operai. Come? Gli operai del mio fidanzato mi ha dato tante morsi. Quante morsi ha dato il cane del tuo ragazzo che tira la bocca con un dente malato, lo sai? Tiene il dente terzo dal cilindro che si muove da solo, quel dente va tolto. Lo sapevi già? No, non lo sapevo. Allora bacialo un attimo. Fammi sentire lo scricchiolio del bacio. Vai, un attimo di silenzio. Sentito? No, dagli un bacio azzeccoso. Il dente non se n'è venuto ancora? No. Allora qua ci vuole Gennaro Lauria. Stiamo a sentire. Allora, che sono? Però, la verità, perché Gennaro gioca, scherza, però dice la verità. Digli al tuo ragazzo, il terzo dente, al lato del molare, in un punto largo come a Portica Buona. È vero oppure? Passa un attimo, vogliono tuoi. Quante manciate che la placca in cioccolata. 5 giorni fa, doveva cena male in mola. C'è una stamattina, non so, primo mezzogiorno. Ma è un dente cagliato? Sì, no, vedo più che un dente come un molare bucato, molto profondo. No, molto profondo. Cioè, no. Sta un buco, cioè è mezza mola praticamente. L'altra là se ne è caduta e te la sei anche mangiato. Che schifo, orribile vostro. No, quella è stata tirata. È stata tirata. Però è rimasto un pezzo alzato come un rudero. Questo non lo so. Come? Metti la lingua e vedi se non lo sai. Ma un pochettino. Però è il manuvista di Zate che ti sta lacerando praticamente tutto il palato. Comunque tu andrai avanti, ti sposerai con questa piccola creatura. Che non gli devo dare la data della mia nata? Quando è nata? 19989. Allora, domandi a lei, Carmela chi è? E Salvatore chi è? Carmela. Allora? I suoi cugini. Sì, una cugina ha preso una sbandata enorme, già lo sapevate? Ti passa a lei? Sì. Tua cugina ha preso una sbandata enorme, Carmela. Sì. E non lo so perché non è che ho tanti rapporti. Vabbè, comunque tu andrai avanti, ti sposterai, non vedo niente di cattivo. Vai avanti. Gemma, un'altra cosa, un po' sul lavoro. Lavoro chi è che lavora? Tutti e due, abbiamo un'attività. Ok, un attimo solo, faccio un attimo l'idromanzia. Allora, stammi a sentire, andrai avanti, figlia mia, auguri e buona giornata! Buona giornata.
ecco, no? Tommy, pronto? Pronto? Buona giornata, buonasera, insomma. Buona serata, sì, un buona entusiasmo, sera. Tra l'altro, ecco, spieghiamo, siamo stati interrotti la nostra frequenza si è intromesso nella nostra frequenza Gennaro. Da Radio Camaldoli Stereo, perché certo. Ricordiamo, Radio Camaldoli Stereo è come Radio Mater o sì. Radio Maria. Sì, cioè, la prendi ovunque. La prendi ovunque, anche sì. Se sei nel cuore della montagna, anche se sei nell'acceleratore di particelle del CERN. Del CERN dentro si sente. Sì, sì. Uguale lui, che alla fine su una domanda diretta, come andrà al lavoro, tutto benissimo, buona giornata, grande entusiasmo. Diciamo. Non ho capito bene il passaggio del dente malato che si muove. C'è anche il palato che tutto scleroso. Tutto e con un bacio a stampo, a schiocco, tutto si sarebbe risolto, ma vai a capire d'altra parte. La cugina che si è presa una sbandata. Boh, non si capisce benissimo. Interviene a tutto campo. Certo. No? Tu dici, voglio sapere il lavoro. Dice, sì, ma il lavoro dipende anche dalla vita che fai. La vita che fai dipende anche dalla masticazione. E la masticazione dipende dalla cucina. Certo, lui sa tutto. Oh, pazzesco. Meno male che ogni tanto arriva sulle nostre frequenze. Noi possiamo godere anche noi, ragazzi. A questo punto di cordialmente, di solito un momento di grande godimento mio personale, di molti ascoltatori affezionati al programma, da quanti anni tra l'altro, ogni tanto lo ripetiamo, il più longevo dei programmi 20, di Radio DJ, 20 anni ragazzi. 20 anni. Da 20 anni tantissime canzoni cantate da Mangoni, purtroppo appunto anche per questa puntata niente, rimaniamo un po' all'asciutto. Perché? Ripetiamo Mangoni. Il perché Mangoni. Dillo senza remore, senza... perché sei nel giusto. Quindi poi con amarezza. Vai, sì. Con tutto. Senti, quello... c'è stato l'embargo sì. La Rai non ha voluto che io cantassi né oggi né lunedì scorso, settimana scorsa, perché riteneva che in qualche modo oscurassi sì. Ma più le canzoni di Sanremo, non lo so, condizionasse perché ma... poi senti una voce così intensa, così come Daniele carica, Silvestri, carica tutta l'intensità, tutta la poesia di Mangoni. Tutto questo, esatto. Magari uno sale poi il martedì, ha sentito la puntata di lunedì, dice: ma dove va? No, dove certo. Va? Ma è arrivata una comunicazione, scusa, magari domande che ti avranno già fatto in mille, Mangoni. È arrivata una comunicazione ufficiale con tutte le motivazioni? No, ufficiale non arriva mai niente. Tutto sul si dice. Ecco, dice. Sono queste cose. Ho capito. Sarebbe opportuno. Quei consigli ho presente. Vabbè, niente, comunque fortunatamente in cambio, diciamo, della canzone e dell'interpretazione di Mangoni, un po' di cultura, ragazzi. Sì, effettivamente, infatti va ora in onda Che Storia C'è, ovvero se te lo sei perso non devi metterla giù dura, no. Come dici, non la metti giù dura. Ma se hai il muso lungo da tutto il giorno, scusa, Come dici, sei triste perché hai un telefonino che non è all'ultimo grido? Ah, eccolo qua l'ultimo grido. Pirla! Bravo! Allora, vediamo un po'. Lo storico Peter Salmonellosi sostiene che durante l'età del bronzo, che va dal 3500 a.C. al 1200 a.C., in qualunque tipo di competizione o sfida, i partecipanti si classificavano sempre al terzo posto. Come avevano ancora scoperto altri materiali e minerali, quindi non si riusciva ad avere un primo e un secondo classificati, niente. Perché poi venivano eliminati. Cioè uno arrivava ma poi gli annullavano anche tu terzo. Ma non si capisce. L'astrofisico Gunther Pasticcini sostiene che la vita su Marte sarebbe possibile per l'uomo, però si incontrerebbero grossi problemi a livello di elettricità. Bisognerebbe infatti modificare tutti gli apparecchi moderni sostituendo la messa a terra con la messa a Marte. Perché c'è il pericolo di prendere che invece di un filo solo, giallo verde, sono due fili. Uno arancione e uno nero. Cambia di tutti. Prendi la scossa sulla terra, comunque c'è il pronto soccorso, certo. C'è il kit first aid, eccetera. Ma su Marte è un casino. Poi ci vuole un altro che ti dia un colpo veloce per staccare. È un casino. Da recenti studi è emerso che nel tardo Rinascimento, per motivi ignoti, i pensatori ed i filosofi erano particolarmente rincoglioniti e un po' baluba. In questa fase della storia, il tardo Rinascimento, se voi andate a leggere, c'è stata proprio una involuzione. Sì, cioè, vedi, anche i matematici che
che scrivono robe del tipo ho fatto una scoperta eccezionale, vale, scritto male, 2 certo, più 2 uguale 4, vale. E dibattono su queste robe, certo. Che proprio è incredibile. E non si capisce come mai. Durante il regno di Ramsete II, il famoso faraone della 19ª dinastia, girava tra gli schiavi una battuta di spirito che faceva ridere anche il faraone stesso. Ramsete, vai dal prete. Tutto questo in egiziano. Tutto in egiziano. Che fa rima anche in egiziano. Che tra l'altro il faraone, che magari pensano in tanti sia uno un po' permaloso, invece no, questo era deve uno anche che... essere permaloso, ma ci sono stati dei faraoni con humor. Certo, tipo, che ridevano, Ramsete, che sì, ridevano, sì, sì. Va bene. Lo studioso di cinema John Sensurround sostiene che Jessica Lange, la bellissima attrice di Hollywood, dopo aver avuto la storia con King Kong, non è più riuscita a trovare un partner che la soddisfacesse veramente. Adesso sei ultimamente dedicata a American Horror. Sì, però esatto. A livello di come di carriera, sì, ma dopo, certo, dopo privatamente, King Kong, niente. Privatamente. Beh, ma chissa dura, come va, non si sa, durano due giorni. È un po' come il detto anglosassone: once you go black, you never go back. Esatto, esatto. Che tradotto letteralmente vuol dire? Vuol dire: ehi, ciao, vuoi fare l'amore con me? Risposta: no, no, perché ieri sono uscito con un mio amico e... uno che non c'è storia. Sono uscito con uno che aveva il tarello scuro scuro. Oh, siamo arrivati in fondo a questa puntata, sì! Buonanotte, buonanotte Sanremo. Buonanotte, questa notte buonanotte, buonanotte Sanremo. Buonanotte, questa notte. Hola. Tre saluti insieme. Sanremo e tre allo scuro scuro. Ci quindi stava fatica, ognuno, però. Bello, giustamente. Va bene, ragazzi, come direbbe sinceramente un amico, io vi saluto. A questo giro non vi ringrazio solo di essere stati qui per questa puntata in un momento, immagino, comunque, sì, di tensione, di ore concitate, di grandi impegni, ma vi faccio i più. Guarda, siamo talmente carichi che cosa sono? Le 11:02, 11 e qualcosa, se non c'ho l'orologio giusto, andiamo no, a farci un uno spago, forse. Dai, forse. Dai, che figo, sì, ma gli olio? Dai, sì, magari un olio a mezzanotte. Dai, questa è l'idea un po' forte di stasera. Cavolo, che roba. E poi via in motorino sulla statale fino a Sanremo. Milano Sanremo in motorino. Beh, se siete avanti, ragazzi. Va bene, ci vediamo prossimamente qui alla Radio DJ, vi vediamo nella televisione di Stato e vi auguriamo buona serata a tutti, baci, ciao, 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 ciao,